In generale, per quello che riguarda gli spazi, lo sforzo di questa amministrazione è quella di metterne a disposizione un numero più ampio possibile, diciamo un numero molto ampio in relazione alle proprie proprietà demaniali, quindi in relazione alla partita che si gestisce ordinariamente. Su questo terreno, tra l'altro, proprio domani qua alle 6 c'è alle 5 e mezza, 6 c'è una tavola rotonda rispetto a questo tipo di tema. In questi mesi abbiamo fatto una cosa che prima curiosamente non c'era, cioè una banca dati di qualità degli spazi disponibili nell'ambito del demanio comunale, che non sapeva spesso nei fatti che tipo di spazi avesse a propria disposizione, e ce n'è già stato uno, ce ne saranno altri, una serie di bandi proprio per mettere a disposizione di associazioni o esperienze del terzo settore una parte di questo patrimonio a determinate condizioni, di volta in volta differenti in relazione a quella che è la tipologia dello spazio che viene messo a disposizione. Lunedì mattina, poi alle ore 11:30 a Palazzo Marino, alle ore 11 a Palazzo Marino, presentiamo, per quello che riguarda l'assessorato delle politiche sociali, una proposta di utilizzo di circa 130 spazi in questa città che noi abbiamo raccolto guardando all'interno del patrimonio dell'assessorato delle politiche sociali o presente nell'ambito del lavoro dei custodi sociali e di altri operatori che gestiscono spazi o del comune o di ALER che sono magari utilizzati per poche ore, che erano utilizzati per poche ore alla settimana o al mese. Noi la cosa che stiamo cercando di fare, grazie tra l'altro alle organizzazioni, al rapporto che abbiamo con i custodi sociali, alle organizzazioni che li gestiscono, diciamo a diversi attori presenti in questa città, è un po' aprire questo pentolone e metterlo a disposizione della città. Quindi se il consiglio che io do a associazioni o gruppi informali o quant'altro che stanno cercando una sede oppure che hanno semplicemente, come nel caso di questa, diciamo, di questa ultima cosa che vi ho detto, la volontà di proporre delle attività in alcuni luoghi della città, è quello di seguire costantemente il sito comune.milano.it dove noi periodicamente daremo notizia, lo stiamo già in parte facendo, di tutte queste, diciamo, di questo lavoro di messa a disposizione di energie che viene fatta a Milano. Peraltro anche il luogo dove siamo fa un po' parte di questa filosofia, al di là, diciamo, della sua genesi e di ciò che ci ha portato qui, però in fondo è un esempio di restituzione alla collettività di un luogo che prima veniva scarsamente utilizzato. E quindi diciamo che la cosa con cui concludo molto semplicemente è quella di essere molto attenti alle opportunità che vengono di volta in volta fornite. Noi vogliamo essere molto trasparenti nella gestione di tutta questa vicenda, nel senso che non vogliamo costruire corsie preferenziali con Tizio o con Caio. Ovviamente non è una cosa semplice, nel senso che non la trasparenza, ma la gestione della messa a disposizione di spazi così diversi, anche per tipologia, condizioni, eccetera, non è che avviene da un giorno all'altro, avviene di volta in volta in relazione a gruppi, diciamola così, gruppi di spazi che di volta in volta vengono messi a bando, dopo che si è recuperati, dopo che si è capito se c'erano pendenze precedenti o quant'altro. Non voglio parlare male di chi ci ha preceduto, ma dico solo che non ci hanno lasciato, diciamo, un quadro molto ordinato su questa materia, mentre sappiamo che c'è una giusta fame di spazi perché c'è una voglia di esperienze, di partecipare alla vita sociale attiva di questa città.